Ciao a tutti ragazzi e bentornati e ben ritrovati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, video per fare un po' la situazione di mercato, un punto della situazione tra entrate, uscite, trattative, voci, chi più ne ha più ne metta. Prima di cominciare, ragazzi, però vi ricordo come sempre il like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in descrizione, tutti i link dei profili social di Mine Inside, quello mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com per rimanere costantemente, puntualmente aggiornati su tutto ciò che riguarda il fantastico mondo rossonero. Partite, interviste, mercato, prima squadra, squadre femminili, primavera, tutto, tutto, prima di cominciare, ancora auguri Milan per i tuoi 122 anni di amore, passione, tifo e vittorie soprattutto. Ancora auguri Milan. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Partiamo un po' dall'ambito porta, dove dopo sì, tutto sommato buona parentesi avuta durante l'infortunio di Maignan, Tatarusanu potrebbe andare via in accordo con la società per andare a trovare l'ultima squadra dove giocare con un po' più di continuità quest'ultima parte della carriera. A quel punto il Milan potrebbe decidere o di rimanere con Maignan, Mirante e Plizzari, o Plizzari per dir si voglia, oppure andare su un profilo tipo quello di consigli del Sassuolo. Chiaramente, anche se andassero su consigli, si parlerebbe di un qualcosa a costo zero o quasi, insomma. Per quanto riguarda la difesa, sappiamo tutti che il ruolo dove maggiormente andare ad agire è quello del difensore centrale, visto l'infortunio purtroppo del vichingo, dell'angelo azzurro Simon Kjær, probabilmente arriverà. Sicuramente arriverà un difensore centrale, si fanno tanti nomi, più o meno interessanti, più o meno giovani. Ripeto, come ho detto l'altra volta, tutto starà se vogliono anticipare l'investimento che avrebbero fatto a giugno, se è giusto appunto anticiparlo a gennaio. In quel caso potrebbero andare su un Botman, potrebbero andare su un Bremer. Se volessero andare un po' più cauti, mettiamola così, potrebbero andare per un'operazione o in prestito oppure un qualcosa di facilmente acquistabile, per intenderci Luis Felipe a zero, un Rudiger a zero. Vediamo, i nomi se ne fanno tanti, non scatterei i nomi a sorpresa come ci hanno ormai abituati. Per quanto riguarda le fasce, a destra siamo ok, sinistra potrebbe aprirsi un piccolo discorso prestito per Ballo Touré. Tutto questo potrebbe essere avvalorato e supportato dalla questione Castiglieco, e qui magari ci ricolleghiamo un attimo alla tre quarti, al discorso tre quarti, possiamo ricollegarci all'ambito, al discorso Castiglieco che interessa a Genoa. Il Milan in quella squadra ha un piccolo pallino che è Cambiaso, potrebbe imbastirsi qualcosa su questa rotta. Vediamo un po', fatto sta che Sheva vuole Castiglieco, potrebbe aprirsi un discorso in questo
in quest'ottica. A sinistra la questione è chiusa, nel senso che restano Leao e Rebic e non arriva nessuno di là. Si era paventata una possibilità di un ritorno di Adli per averlo disponibile sia sulla tre quarti sia sul centrocampo. La situazione la vedo un po' difficile perché, ripeto, come ho detto tante volte, il Bordeaux altrimenti non avrebbe fatto tutto quello sconto, non avrebbe concesso tutto quello sconto a Milan l'estate scorsa. Vediamo un po'. Credo che sulla tre quarti fondamentalmente si resti così, anche perché c'è sempre Krunic che può giocare praticamente dappertutto, così come pure a centrocampo. E qui ci ricolleghiamo a centrocampo, dove, ok, il discorso Coppa d'Africa, se si farà, se non si farà, ma rimaniamo con ciò che sappiamo, nel senso che alla fine si fa. Che se Bennacer se dovesse arrivare in fondo alla competizione, potrebbero rientrare praticamente verso fine febbraio, metà febbraio, ma non per altro perché qualsiasi sia il punto della competizione dove arriveranno, una volta rientrati dovrebbero fare 10 giorni di quarantena. Quindi vediamo un po'. In quel caso rimarremo con Tonali, rimarremo con Bakayoko, rimarremo con Krunic. Krunic e Bakayoko a giocarsi il posto, poi c'è sempre Calabria all'occasione. Non lo so, non lo so. Perciò c'era una questione legata ad Adli, magari anticipare il suo arrivo, però è difficile convincere il Bordeaux, non lo so. Non lo so, ci sarebbe anche quel Pobega, ma è difficile far rientrare anche lui da Torino. Vediamo, vediamo. Per quanto riguarda l'attacco, invece, un grosso investimento verrà fatto in estate. Credo che tutto sommato, visto che è rimasto solo il campionato, la situazione resti questa. Almeno che non dovesse muoversi qualcosa sul fronte Pellegrini, magari il ragazzo scontento dell'esperienza, scontento del minutaggio, vuole andarsene e allora a quel punto una terza prunta andrebbe presa e si potrebbero aprire altri discorsi, ma al momento questo è quanto. Quindi questa è la situazione, ragazzi, certo ora che comincerà ufficialmente il calciomercato, faremo molti più video dedicati a questo discorso, anche più video al giorno. Io vi ringrazio, vi ricordo gentilmente il like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Insight, quello mio personale di Instagram e il sito internet www.cmilaninsight.com. Ciao ragazzi e sempre forza Milan.